Si affrontano due squadre che hanno bisogno di dare conferme, di dare certezze. Da una parte sono i Predatori del Dream Team, squadra blasonata ma che sta riscontrando non poche difficoltà in questo campionato, nonostante il terzo posto c'erano altre aspettative inizio stagione. Dall'altra il Golbet BB Milf, che però è all'ultima spiaggia per provare a rientrare nella lotta per i playoff. Da San Valentino Sporting Club, per la prima volta in full HD, questa è Golbet BB Milf contro i Predatori del Dream Team. Un saluto a Marco Lompietti e Lorenzo Fabiani. E con Votoni che fa subito il tiro. E Votoni scalda subito i motori di Cagnoli, che va in velocità. Attenzione al cigno Cagnoli, velocissimo. Si propone anche Gaggia dall'altra parte. Cagnoli va a calciare, pallone sul fondo. Ci ha provato così Francesco Cagnoli. La caratteristica principale si è vista subito: tanta corsa e tanta qualità sulla fascia destra. Abbiamo visto ancora poco fin qui un giocatore che ha un talento importante, che può sicuramente accendere la partita, ma in questo caso per Della Spina. Della Spina si accentra. Calcio Della Spina, Donadei con l'aiuto della traversa. Che giocata di Danilo Della Spina. Ma che giocata pure nobile a centrocampo col sinistro, palla sopra, stupendo. E grande parata pure di Donadei. Bravissima anche Donadei a dire di no. Al giudice sportivo, intanto si è fatto male qui Donadei. Attenzione. Ma subito ho visto infatti che non era a posto per la parata. Abbiamo Manetti che si sta preparando, quindi Francesco Manetti prende il posto di Donadei in porta. Gioca su Nobili, scivola Nobili per mettere attenzione al contattacco di Mingarelli. Mingarelli va fino in fondo, gol verso Mingarelli, attenzione a Mingarelli che gira la conclusione, ed è vincente il destro di Marco Mingarelli, che porta avanti la formazione dei Predatori del Dream Team. Bella azione, con una versione improvvisa diciamo negli sviluppi di una partita molto soft, ha trovato Mingarelli solo davanti al portiere che non ha perdonato. Forse il portiere poteva essere leggermente più reattivo, però fatto sta che Mingarelli, proprio nel momento in cui stavamo commentando il torpore della partita, la sblocca e regala il vantaggio per il Dream Team, che nonostante la difensiva e il portiere si portano a un vantaggio che è importante perché proietterebbe loro. Attenzione, bellissima giocata qui subito, e per la chiusura di Cagnoli è determinante. Gaggia di prima intenzione, bella parata di Gaggia verso Donadei, ancora nel numero 4, ma ecco Gaggia si cordia e calcia, la risposta di Bellerba. Mingarelli che la dà verso Donadei, che fa buona protezione palla. Attenzione a Valerio Donadei, da questo è Marco Mingarelli che punta l'avversario, occhio al suo destro perché lo cerca frequentemente, lo cerca bene, ancora Mingarelli, pallone alto di un nulla. C'è stata anche la deviazione, bellissima giocata ancora di Mingarelli. Accende sempre lui, i giocatori che possono accendere la Gaggia, Mingarelli e Nobili dall'altra parte. Mettersi qualcosa Nobili, lo fa ora giocando per Votoni. Votoni alla larga per Della Spina, però all'imboccata centrale per Riccardo Maggi che va di testa, la parata di Manetti. Manetti alla larga per Mingarelli, ancora il numero 60, contro Mingarelli contro Pistilli, le sue finte, va sul mancino! Ha sfiorato un altro gran gol, ma Mingarelli disegna calcio. Disegna calcio, forse questa volta ha sfruttato male il 3 contro 2, se la dava in mezzo c'erano Gaggia e Donadei soli. Eh no, si sono coperti bene già dei Predatori di Team. E poi Cagnoli interviene, va a sradicare via il pallone. Palla per Gaggia, occhio alla velocità di Gialloneri. Pallone verso Francesco Cagnoli. Cagnoli mette in mezzo! Per la rete di Valerio Donadei! Azione contropiede da manuale della formazione giallonera, che si porta sul 2-0 con Donadei. Azione stupenda come il primo gol, un guizzo offensivo bellissimo, palla in verticale, palla in mezzo, chiusura di Donadetta. Meglio di così non si può, rubare palla a Nobile a centrocampo e ripartire. Non efficaci, poi Votoni cerca il pallonetto buono verso Della Spina, spalla la porta Della Spina, deve inventarsi qualcosa, c'è Capponi, poi Citarei! Allora, poi rigiocare verso Daniele Benedetti, anzi no, Cagnoli, brutto errore qui, e Nobili cerca un'altra finta con Nicola Nobili, Nobili sul palo clamoroso! Non è ancora finita, c'è Votoni, se la porta sul mancino, Votoni, la palla arriva lì per il tocco decisivo di Della Spina, che riapre la partita, ha segnato Della Spina il gol del 2-1. Un'azione convulsa, durata parecchio e prima prende un palo clamoroso Nobili. Nasce no? Tutto da un errore dei gialloneri, che si sono complicati la vita con dei passaggi, dei tocchi al limite dell'area, che secondo me sul 2-0 non vanno mai fatti. Finisce così il primo tempo, punteggio di 2-1, al doppio vantaggio dei Predatori del Dream Team. Ha risposto proprio nel finale di tempo il gol che ha dimezzato lo svantaggio ad opera di Della Spina. Mingarelli, a suo punto di battuta, Marco Mingarelli che va a provare col mancino, la palla passa ma termina sul fondo. Attenzione Donadei, Donadei prova a lavorare questo bel pallone, se ne va ancora Donadei, allarga su Gaggia, ma ecco Gaggia pensa al tiro, così è! E la palla passa sotto la pancia del portiere, gol di Michael Gaggia che riporta a più 2 il punteggio per i Predatori di Dream Team. Ha esploso un bel tiro su un'azione molto lenta e ha fulminato il portiere, anche qui un po' di responsabilità forse, però grande tiro, fortissimo, gli ha sbucato all'ultimo. Sarebbe è importante la potenziale affermazione dei Predatori per riportarsi a più 4 dall'Aspico Calcio, un aspico qui rappresentato dall'inquadrato Rosario Leonetto, che osserva la partita, cerca la giocata, ricomincia verso Riccardo Maggi che pensa al tiro, lo prova, ma
Spalletti, addirittura in presa sicura, Lorenzo. Spettacolo. L'abbiamo ammirato, come diciamo, nel calcio a 5. Nobili recupera palla. Nobili in qualche modo se ne va. Nobili calcio! Esplode un gran destro. Il destro che forse riapre la partita. Ha segnato Nicola Nobili. Lo aspettavamo, è arrivato. Lo aspettavamo, Nicola Nobili. Giocatore attesissimo. E la partita è ancora in bilico. Siamo 3-2. Certo, come dici tu, devono provare a vincere per forza. Mancano due gol. È tutto aperto ancora. Attenzione. Cross in mezzo verso Nobili! Che calcio al volo! Un gran destro, ma qui la difesa si era dimenticato completamente un giocatore della sua qualità. E poi vedete come ci darei giustamente a prendersi il pallone, perché il pareggio non basta ai MILF. Poi due errori ci sono stati, l'hanno lasciato solo il giocatore che ha messo il cross, hanno lasciato solo Nobili, che una palla così può solo buttarla dentro. Infatti interno piede forte, se fulmina Manetti. Pallone in mezzo, attenzione al colpo di testa di Benedetti, pallone alto. Occhio ancora lungo, Nobili, controllo di Nobili, bellissimo numero di Nicola Nobili. Che calcio, c'è la deviazione, Manetti la tiene lì. Si è stirato, mi sa. No, tutto regolare, Manetti. Controllo di palla di Daniele Benetti, che allarga poi verso Cagnoli, che punta il tiro, lo prova! La risposta di Bellerba. Proveranno a cercare con l'orgoglio un sussulto della spina ancora verso Nobili. Nobili, la sua giocata, il pallone passa per il destro vincente di Riccardo Maggi! L'esiliato da Subiaco trova il gol pesantissimo del 4-3 per i MILF, proprio in extremis. È un gol importante per loro, vediamo se riescono a gestirlo. Lo fa proprio il presidente giocatore, l'uomo simbolo di questa squadra. Sì, si è trovato nel posto giusto per poter aprire il piattone e elaborare un piazzato che non da scampo a mani. Trolla, può allontanare, lo fa con l'esterno, gaggia in anticipo, bravo. Nobili però lancia della spina, esce bene Manetti, poi ancora Maggi, salvataggio sulla linea dei capponi. Non è ancora finita, sta succedendo un po' di tutto in questo finale assolutamente convulso. Lare, pensa al tiro ma non ha un controllo facile. Della spina attacca e finisce qui. I MILF vincono la loro sfida, si rilanciano prepotentemente in una lotta strenua nel finale di questa stagione per prendersi un posto ai playoff. I giocatori di Dream Team ora vedono arrivare prepotentemente alle loro spalle la spicco calcio. È stata una bella partita, è stata una grande rimonta dei MILF, Lorenzo. Una grande rimonta dei MILF, diciamo una partita molto equilibrata. Forse diciamo che ha vinto la squadra che voleva di più questi punti per agguantare il discorso playoff.